Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che opposizione farete su questo tema? Finora, insomma, è stata molto chiara, però se poi... Tenteremo di entrare nel merito del provvedimento. Questa sensazione che si ha, che si spinga le persone a cercare lavoro mettendole un po' in condizioni di non avere niente, francamente è qualcosa che respingo con forza. Che vuol dire spingere le persone? Beh, il fatto di dire, ad esempio, i cosiddetti occupabili, cioè le persone che potrebbero lavorare, a queste persone viene tagliato di fatto del 25% il contributo. Queste avranno 375 euro. Con 375 euro non puoi fare niente. Io non credo che se hai questo reddito di 375 euro sarai maggiormente invogliato ad andare a cercare un lavoro. Io penso che quello lo faresti, allora, lo stesso. Però era così anche con il reddito di cittadinanza, ma c'erano altre forme di sostegno. Con il nero poi arrotondavano. Guardi, magari, e si arrivava. Su questo arrivava... tema c'è da dire una cosa. La Guardia di Finanza ha certificato che dal 2017 al 2021 ci sono stati 34 miliardi di euro sottratti allo Stato. Di questi lo 0,8 sono attribuibili al reddito di cittadinanza, quindi è evidente che quel tema non c'era. Qua c'è un tema di inclusione sociale, questa è una misura invece di esclusione sociale, perché se tu riduci la platea delle persone che possono avere accesso a questo sostegno, è evidente che tu stai escludendo tutta una parte di persone della società che hanno bisogno dalla possibilità di avere una vita decente. Io non capisco come sia possibile dal punto di vista politico, questa è una considerazione politica, da una parte far risparmiare quasi 1 miliardo di euro alle società di calcio, perché questo è successo con l'emendamento Lotito, ovvero si è detto alle società di calcio potete non pagare le tasse nel 2022 ma ve le potete spalmare nei prossimi 5 anni pagando il 3%, e dall'altra parte mi si viene a dire che si risparmiano. Lotito ovviamente che riguarda, se non sbaglio, anche tutte le società, che però è stato identificato, diciamo. Vi posso garantire che buona parte del governo non era d'accordo, quindi diciamo che è stata una battaglia interna molto forte. Poi bisognerebbe andare a capire per quale motivo si è arrivati a quella conclusione. Da una parte si agevolano le società di calcio di Serie A, dall'altra parte si fa cassa sui poveri dicendo che è una buona cosa risparmiare 2 o 3 miliardi di euro su sostegni a persone che non hanno niente, che hanno bisogno assolutamente di essere reinseriti nel mondo del lavoro. Ma da questo punto di vista ci dovrebbero dire come faranno, perché io ricordo e chiudo che il governo Conte aveva stanziato 1 miliardo di euro per la riforma dei centri per l'impiego, responsabilità che sta in capo alle regioni. Le regioni sono per lo più in mano al centrodestra, quindi io spero che adesso il centrodestra nelle regioni permetta di sviluppare i centri dell'impiego e permette di assumere anche quelle 11.000 persone che dovevano essere assunte con quel 1 miliardo di euro. Di quelle 11.000 ne sono state assunte soltanto 4. Ma soprattutto, se mi permette...